tutti e bentornati sul mio canale. Benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi per la maggior parte di voi è una giornata gioiosa, visto che sono qui a registrarvi questo mega svuota la spesa di Eurospin. Ci sono stata questa mattina, oggi è il 17 di febbraio, voi vedrete questo video tra un paio di giorni. Sono andata oggi perché da oggi fino al 27 febbraio tantissimi prodotti di Eurospin sono scontati a 1 euro, quindi che cosa ve lo dico a fare? Con la cifra tonda così di un solo spicciolino io ho fatto man bassa, ho veramente riempito il carrello, ho cercato di suddividere un po' solo, cioè ho raggruppato le cose che ho pagato un pochino più o un pochino meno dell'euro. Per il resto è tutto cifra tonda, 1 euro. Preparatevi perché vi dico solo che lo scontrino conta 42,90 euro di spesa, quindi quasi 40 pezzi, visto che sono stati davvero pochi quelli che ho pagato qualcosina in più. E mettetevi comodi perché ci terremo compagnia per un po' di tempo. Ho anche una borsa dei surgelati qua, quindi cerco anche di accelerare, ma comunque si conserveranno per bene. Veramente c'è il mondo qui davanti a me. Comunque, prima di iniziare, come al solito, non dimenticatevi, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e di attivare anche la campanellina per essere avvisati ogni volta che pubblico un nuovo video. Ormai lo sapete, ve lo dico sempre, che mi potete seguire anche su Instagram. Sono contenta perché tantissime di voi già lo fanno e ci vediamo e sentiamo tutti i giorni. Io veramente mi fa davvero molto piacere questa cosa. Mi trovate come giuli.graf. Allora, direi di iniziare, togliamoci subito dalle scatole, tra virgolette, le cose che non ho pagato un euro, così almeno andiamo rapidi. E direi che nel reparto frutta e verdura ovviamente andava tutto a peso, quindi non c'era il taglio prezzo dell'euro. La prima cosa che ho comprato sono gli spinaci, a 1,49 euro ho preso una busta di spinaci mezzo chilo. Questi sono quelli già lavati, già pronti per essere comunque preparati, cucinati. Li voglio fare dopo che ho registrato questo video, così da avere la cena pronta per stasera, visto che poi esco alle 21.30, almeno quando alle 10, se va bene, arrivo a casa, mi trovo qualcosina già di pronto anche per Mattia. E 1,49 euro li ho presi perché è tantissimo tempo che non li prendo in busta. Il più delle volte ho comprato le coste di bietola, c'erano anche quelle in offerta, ma ho voluto prendere quelli, anche questi comunque erano in offerta. Poi, sempre dall'ortofrutta, ho comprato un cavolino verza. Una verza non troppo grande, ho cercato di non prenderne una gigante perché poi ho comprato dell'altra verdura e perché veramente se no poi per giorni e giorni mangiamo verza e ci stufiamo onestamente. Questa adesso è un paio di settimane che non la prendevo, non erano di quelle più scure che sono quelle che io preferisco, però era la dimensione giusta e quindi l'ho comprata per farla nei prossimi giorni. Era scontata a, ve lo dico subito, verza a 79 centesimi al chilo, l'ho pagata 89 centesimi. Poi invece c'era il cavolo cappuccio, anche questo in offerta se non sbaglio a 99 centesimi, mi sono segnata quelli che erano 79. Il cavolo cappuccio l'ho pagato 1,74 euro perché ci voglio fare i crauti, quindi in questi giorni vedrete che poi ho comprato anche i wurstel per Mattia. Voglio fare crauti e wurstel, così una proprio leggera, però a noi piacciono, fatti un paio di volte ogni inverno li mangiamo. Era tantissimo tempo che non li facevo, tra l'altro questa stagione non l' ho proprio mai fatti quest'anno, quindi cioè né quest'anno né autunno-inverno in corso, e quindi lo farò penso nei prossimi giorni, magari anche dopo la verza, perché il cavolo cappuccio di solito dura un pochettino di più nel frigo. Poi ho comprato le arance perché ho già finito le arance che avevo comprato da Lidl, lo sapete, chi mi segue su Instagram l'ha visto, mi sto facendo le spremute tutte le mattine, che poi tutte le mattine con quelle arance lì che erano 1,5 chili se non sbaglio ci ho fatto 3 spremute, perché a me piace proprio la tazzona gigante, il bicchierone grosso di spremuta, credo che potrei berne 1 litro già al mattino appena sveglia, e quindi mi erano già finite la scorta di arancia era terminata e quindi ho comprato queste qui. Sono di nuovo arance rosse di Sicilia IGP, le ho pagate 1,94 euro, sempre 1,5 chili, credo fosse più o meno lo stesso prezzo di come le avevo pagate da Lidl. Quelle di Lidl ovviamente, essendo sempre IGP e di Sicilia, erano strepitose. Veramente per la spremuta l'arancia rossa è l'ideale, non vedo già l'ora di farmela domani mattina. Poi come frutta e verdura abbiamo finito, ho ancora due cosine da farvi vedere a prezzi diversi e poi a 1 euro il resto. La maionese 59 centesimi della marca Delizie dal Sole, l'ho presa perché l'avevamo finita facendo poi i crauti, magari ci serve, così
Così come, invece 85 centesimi, ho preso una confezione di pane per hamburger. Lo sapete che quando vado a comprare tendo proprio a focalizzarmi su quelli che sono i prezzi scontati, non perché non possa comprare qualcosa a prezzo pieno, ma perché mi fa appunto piacere andare a prendere le offerte. In questo caso, essendoci stati loro, li farò, vedrete che ho comprato anche i fish burger, faremo i panini, ci faremo gli hamburger, comunque buoni, vengono buonissimi, il pane così è squisito e io ho ancora delle cotolette vegetariane e dei burger vegetariani, quindi io mi farò il mio veggie burger e Mattia si farà magari il fish burger, oppure ci si mette quello che meglio crede. Bene, passiamo ai prodotti da un euro. Partirei dai barattoli, visto che ce li ho qua davanti. Ho un po' di tutto, ho anche dei prodotti per la casa, vabbè, adesso vi faccio vedere tutto. Non mi ripeterò troppe volte che tutto quello che vedete da adesso in poi l'ho pagato solo un euro l'uno. Ho preso i cetriolini sott'aceto, quindi il barattolo così, tra l'altro è anche un barattolone. Mi piacciono, non ne vado ghiotta, anche se cioè non mi viene mai di comprarli, ma quando li apro sono capace di mangiarne metà barattolo. Direte voi, meno male che non ne vai ghiotta. È vero, però sono quelle cose che a me uno tira l'altro, nonostante sia l'aceto mi piace, però sia un gusto intenso. Però io sono così, cioè tutte le volte, infatti Mattia mi dice: è possibile che quando apri un barattolo te ci arrivi in fondo? Perché è sempre così. Poi magari non ne mangiamo per 2 mesi, non li compro, non mi viene di comprarli, ma quando li ho aperti li divoro. E quindi ho preso questo. Poi c'erano le olive, però intere, non erano quelle denocciolate, quindi sicuramente sono molto meno comode da mettere nelle insalate, perché comunque a me le insalatone così miste con tutti i miei ingredientini all'interno mi piacciono con le olive già denocciolate, cioè non mi piace starli a rosicchiare tanti noccioli o rischiare di beccarmi l'oliva nascosta in qualche foglia di insalata, però le ho prese come antipastini da mangiarci così a fine pasto e perché no magari comunque pulirle e aggiungerle a qualche ricettina, a qualche sugo. Poi ho comprato un pesto basilico e rucola. Allora, questo qua ve lo avevo già mostrato della marca Delizie dal Sole parecchio tempo fa. E mi ricordo anche di avervi detto che lo comprai per la prima volta a Genova, che ero andata a fare la spesa all'Eurospin lì con mia sorella, lo avevamo mangiato insieme ed era veramente gustosissimo, quindi ho voluto riprenderlo perché appunto il gusto della rucola si sente, a noi è un tipo di verdura che piace, chiaramente poi mischiato al pesto non è niente male, l'ho preso per un di più per averlo comunque in casa sempre come scorta, così come ho preso della stessa marca Delizie dal Sole due barattolini di passata di pomodoro, di sugo precisamente. Allora, uno è sugo al pomodoro ciliegino con funghi porcini. Questa è la dimensione ideale per noi, nel senso che non risulta essere una passata di quelle da litro, quindi qualcosa che comunque devo poi utilizzare per metà e rischio a volte di non consumare, non riuscire a incastrare le ricette che voglio fare, il tempo che magari ho in quel momento, in quei giorni, di cucinare e quindi rischio a volte di buttarla via. Quindi questo per due persone, bello abbondante, sicuramente l'ideale. Lo avevo già comprato qualche mese fa, ma dovete sapere che uno dei due, erano proprio questi qui con i pomodori ciliegini, mi si è spaccato, cioè mi è caduto dalla mensola che io ho sotto il frigo, sarà caduto 10 cm così, è esploso, non appena mi è scivolato dalla mano e quindi non ho potuto assaggiarlo. Non mi ricordo quale fosse, però io li ho ricomprati, ne ho ricomprati due nel dubbio, quindi questo con i funghi porcini e l'altro invece sugo al pomodoro ciliegino alla norma, tutti e due pronti in un minuto perché basta ovviamente riscaldarli e forse si era rotto questo, forse era col basilico, non mi ricordo, però il barattolo era questo e ha fatto una brutta fine, quindi ho preso questi due sempre per il discorso, sughi pronti, comodi da avere all'occorrenza. Poi ho preso della marca Tremolini le tagliatelle paglia e fieno. Allora, io questo mix di pasta, che sia fresca o che sia secca, mi piace da impazzire. Non ho mai preso quella di Eurospin fresca, io non so se è una novità, se sfoglia ruvida, vabbè, 100% grano italiano, ditemi voi se è già da tempo che c'è e io non l'ho vista, me la sono persa da qualche parte. Comunque ne ho presa una confezione sola, mezzo chilo, ero tentata di prenderne due, però la pasta fresca rispetto magari alle buste di riso che non ci bastano mai per due persone come noi, e questa già sazia sicuramente un po' di più, alla peggio poi mangeremo qualche verdura come secondo, perché ve l'ho già detto mille volte, o mangiamo il primo o mangiamo il secondo. Poi della marca Land ho preso una confezione di formaggini al parmigiano reggiano, ovviamente tutto quello che continuate a vedere l'ho pagato un euro, cioè vedere, quasi vedere, non si vede niente,
Comunque ho preso questa ruotina con i formaggini, questi sono molto buoni, io li metto sul pane che poi magari scaldo così si scioglie, le aggiungo alle minestrine, dipende un po', se no appunto lo mangio così proprio come un formaggio molle, sono pratici, è una confezione da 8 pezzi e allora li ho presi. Poi passiamo a, passiamo alla pasta e al riso. Allora, ho preso della marca Delizie dal Sole, riso italiano parboiled, l'ho pagato sempre 1 euro ed è 1 chilo di riso. Allora, questo è perfetto per le tue insalate di riso. Io onestamente mi trovo molto bene con riso basmati, quindi è quello che possibilmente compro più spesso, però quando trovo le offerte, bene o male, io faccio delle insalate di riso fredde anche durante tutto l'anno, quindi anche d'inverno. Sono risi che non scuociono, quindi se io poi il giorno dopo me ne è rimasto un po', voglio andare a metterlo in aggiunta una frittata, una torta di verdure, mi rimane tale quale e quindi mi fa piacere. Ecco, di solito abbondo un po' di più con il riso una volta che lo preparo e che lo cucino, poi il giorno seguente ci preparo qualche ricettina e quindi per 1 euro l'ho acquistato. Poi ho preso la pasta, passiamo alla pasta, in questo caso per i pacchi di pasta, ora ve li faccio vedere tutti e due, c'era la promozione a 1 euro ma se acquistavi ovviamente 2 pacchi, quindi c'era la combo, 2 pacchi acquistati, 1 euro era il, ti venivano scontati e quindi pagavi 1 euro. E allora ho preso della marca Tremolini Fusilli in pasta di semola di grano duro 100% riso, grano italiano. Ho preso i fusilli, quindi mezzo chilo così, e poi ho preso i tortiglioni. Dovessi dirvi, io non ho memoria di questa confezione. La pasta io di solito la compro di marca, quindi compro la Divella piuttosto che la De Cecco, piuttosto che la Voiello, cioè tendo ad andare magari all'Ipercoop, alla Basco e acquistare quando trovo in offerta quelle marche lì. Quella di Lidl, di Eurospin, di solito la prendo all'uovo, insomma non prendo mai la pasta così o la pasta integrale, non mi ricordo di averla mai comprata o hanno cambiato la confezione perché adesso appunto promuovono il fatto che sia riso italiano. Comunque per 1 euro 1 chilo di pasta almeno ce l'ho, avendo tanta scorta in questo momento di pasta integrale, quando poi invece mi serve quella normale non ce l'ho. E allora ora sì, avete capito, sempre della Tremolini c'era lo stesso tipo di offerta, 2 pacchi di pasta secca all'uovo, 1 euro. Allora io ho preso i filini, quindi i pacchettini, quelli piccolini, perché io adoro questa tipologia di pasta messa nelle mie minestrine, nelle mie passatine di verdure, come le vecchiette, sì, però i filini all'uovo mi piacciono tanto, è la pasta che preferisco, piccola, la pasta piccola mia preferita, quindi l'ho presa, avevo ancora da finire quella della Barilla, ma ormai è aperta, quindi la farò fuori nei prossimi giorni, e poi ho preso le farfalline, sempre con lo stesso tipo di promozione, quindi acquistati 2 articoli pagati 1 euro, queste mi piacciono sì abbastanza, ma soprattutto se magari viene a pranzo a cena da me mia nipote, nei giorni che stanno qua la mangia volentieri, questa più questa che magari i filini, e quindi 2 pacchettini di pasta in di scorta male non fanno. Passiamo ai dolci, questi li ho comprati all'ultimo perché li avevo già visti nel reparto biscotti, ma questi per me sono veramente una condanna, cioè non, io non li devo vedere negli sportelli perché se no li divoro, ma visto che costavano 1 euro li ho comprati, mi sono ripromessa di portarne 3 o 4, voi direte anche 2 Giulia, no? Almeno 3 o 4, al lavoro e mangiarli come merende. Stiamo parlando dei Furré al cacao. Sono dipendente da questi biscotti, non li compro mai, 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 compro più i cookies che ora vi faccio vedere perché ne mangio un paio e mi saziano, questi qui per me, non so, sono una droga, uno tira l'altro, l'ultima volta ce li aveva in casa mia mamma, li ho mangiati in tempo, cioè sono stata tipo lì 8 ore, in un giorno ho divorato questi biscotti, cioè ne erano rimasti 2 in fondo che poi lascio per non lasciarli a bocca asciutta, ma 2 biscotti, vi dirò, vi saprò dire, magari nelle stories mi vedrete se mi sono portata dietro come merenda questi, perché sono buonissimi, li trovo molto buoni, secondo me per nulla sani e per nulla magri, però vabbè. Poi ho comprato 2 confezioni della Dolciando appunto di cookies double choc, che sono quelli che vedete già, ve li faccio vedere molto spesso nei miei svuota la spesa, sono quelli che mangio a colazione, questi, 2 di questi, ma a volte anche 4, però dipende quanta attività fisica vado a fare, se so di arrampicarmi per 10 km ne mangio anche 4, se no mi limito a 2. Con la spremuta per me è buonissimo, adoro l'acidità dell'arancia con il cioccolato, soprattutto questi che hanno il doppio cioccolato, quindi al latte e al fondente. Che ve lo dico a fare, quest'oggi vi faccio già un controllo qualità così almeno siamo sicuri che siano buoni. Poi
poi a un euro preso sempre della Dolciando le ciambelle con aroma naturale di vaniglia da Bacche. Queste le ho prese per Mattia perché comunque ci fa colazione anche lui quando ha poco tempo, non fa in tempo a prepararsi le sue fette biscottate, il suo caffè latte e le marmellate. A lui piacciono molto, a me sì, sono buone proprio quando ho poco tempo, mi manca qualcosa in casa, cioè mi mancano i miei prodotti, i miei biscotti, i miei prodottini che mangio per la colazione, allora ne acchiappo una e la mangio. Tipo stamattina c'era un plum cake lì più morto che vivo e ho mangiato quello, però non è che io impazzisca, avevo poco tempo, dovevo uscire, quindi mi sono accontentata così. Poi dalla Puerto Sol ho preso la frutta da bere, naturalmente buona, frutti di bosco e fragola. Allora, è questa confezione qua, questo non riesco a parlare oggi, sbaglio tutti i termini, questa bottiglia da litro, io sono andata a leggere gli ingredienti, mi sembra che sia 100% frutta, però di solito è molto sponsorizzata, però il fatto che ci sia scritto frutta da bere, magari lo danno per scontato, che non ci siano gli zuccheri, non lo so, comunque l'unico zucchero è quello dell'uva negli ingredienti e quindi a tutti gli effetti è senza zuccheri aggiunti, se non quelli naturali della frutta. Frutti di bosco e fragola, buonissimo, almeno per cambiare un po', perché sennò prendo sempre 100% ananas, 100% tropicale, va bene le spremute, però il succo così confezionato preferivo un po' cambiare. Poi i frutti di bosco a me piacciono tanto e vediamo, vi farò sapere com'è, mi sembra, sì, ma comunque è bello denso, perché a me non piacciono quelli poi diluiti che sembra acqua sporca, invece quello lì mi sembra bello corposo, quasi come fosse un frullato. Poi ho comprato sempre ovviamente un euro una confezione di fazzoletti, tra l'altro questi sono quelli della linea Amo Essere Eco della Soft Dream, 100% in carta riciclata. Io da mesi ormai compro sempre solo questi, mi fa proprio piacere comprare qualcosa che sia a meno, cioè che abbia che io veda dove va a finire tutta la carta che riciclo, visto che a casa, in negozio, sono maniaca, cioè anche solo un'etichetta microscopica io la devo andare a riciclare, a mettere nella carta, e quindi sono contenta di avere tra le mie mani il frutto di quello che è comunque l'impegno mio e di tanti di voi. Quindi mi piace tanto questa linea, ho preso questi appunto a un euro, e poi la carta igienica, sempre stesso discorso, 100% carta riciclata, cosa che, come vi ho già detto più di una volta, sarebbe fantastico se fossero solo così, la carta, facciamola solo riciclata, soprattutto carta igienica, fazzoletti da naso, cose che sono veramente usa e getta, ancora più che un tovagliolo e tutto, quindi veramente credo che sia, cioè sarebbe bellissimo se si trovasse solo questa, un euro è un ottimo prezzo, la confezione di questa è compostabile, quindi si può mettere nell'umido, questa a me sembra plastica, ma a volte... Plastica biodegradabile e compostabile. Ah, quindi va nell'organico, perfetto. Quindi anche questa qua, tanto meglio. Aveva un'altra consistenza, invece tutte e due se ne vanno nell'umido. Poi ho comprato l'unica cosa che ho preso per la pulizia della casa. Poi passiamo alla roba da frigo e da freezer. Ve l'ho detto che sarebbe stata una spesa consistente. Ho preso lo sgrassatore della Dexal. Questo è un litro. L'ho comprato di nuovo perché intanto ne avevo usato tipo... un quarto e mi ero trovata benissimo, mi era piaciuto tanto perché di solito uso il sapone di Marsiglia, non lo Chantecler, comunque quello, lo sgrassatore originale, chiamiamolo così, e lo compro da Tigotà. Quando mi manca uno sgrassatore, magari per il bagno oppure da tenere in cucina o in cantina, cioè ne ho due di solito in giro per casa, e quindi magari lo prendo anche di altre marche. Con la Dexal mi sono sempre trovata bene e avevo appunto, l'avevo già comprato e mi ero trovata benissimo. Peccato che prendendolo dal mobiletto del bagno sia precipitato e sia esploso. Non vi avevo messo la foto su Instagram e non ve l'ho nemmeno raccontato perché mi vergognavo, perché è veramente esploso in una maniera incredibile, tutto da metà porta in giù era pieno di sgrassatore e il pavimento, non vi dico, del bagno, per riuscire a farlo tornare non scivoloso, non impregnato di sgrassatore, quindi avevo fatto un danno. Tra questo e la passata di pomodoro, veramente legatemi le mani, e quindi l'ho ricomprato, almeno me lo tengo in bagno, è pratico se comunque devo farci giusto, insomma, togliere qualche macchia in modo rapido. Funziona benissimo, va benissimo sia in bagno che in cucina. Passiamo ai prodotti da frigo, però vi ho detto una bugia. Vi ho lasciato indietro due cose da frigo che non ho pagato un euro, quindi ve le faccio vedere rapidamente. Una confezione di cordon bleu con pollo e tacchino per Mattia che ho pagato 1,99 euro, sono 4, quindi mezzo, 500 grammi di prodotto.
E poi per Maggie ho preso il macinato scelto, che ho pagato 2,39 euro, che non è pochissimo, però ovviamente non si tratta del macinato misto, quindi tanto meglio, glielo do volentieri. Sono 4 etti di prodotto, di solito prendo appunto il bovino suino, già che c'era questo qua e costava di meno gliel'ho comprato, era l'ultima confezione, così si mangia per 2 o 3 giorni la sua carnina fresca. E adesso ritorniamo ai prodotti a 1 euro. Allora, intanto ho preso 2 confezioni di arrosto di petto di pollo, sempre ovviamente per Mattia. Queste sono confezioni da 110 grammi l'una e lui ci si trova a mangiarle rapidamente, ci si fa un panino, le mette nelle insalate. Ora ha ripreso a giocare a calcetto, quindi magari per le 6:30 prima di andare a giocare si mangia o questo della Bresaola, e quindi so che gli viene comodo. E poi ho comprato Pronti e Via della linea Tremolini, della marca Tremolini, i Pronti e Via 3 wrap ideali da rotolare. Anche queste costavano 1 euro, non c'è scritto novità da nessuna parte, però io non le ho mai viste, cioè diciamo che potrebbero essere come le piadine, però più comode da rotolare rispetto da piegare soltanto su loro stesse. Sono andata a leggere, siccome non c'era davanti scritto se conteneva o meno ingredienti di origine animale, sono ovviamente andata a rileggermi tutti i prodotti, gli ingredienti, e non c'è alcun tipo di cosa animale, quindi tanto meglio. Sono curiosa di provarle e vi farò sapere. Sono molto morbide, quindi spero di farle già in questi giorni, perché sicuramente non ci deluderanno. Poi ritorniamo alle promozioni, 2 confezioni per 1 euro. Ho preso 2 mozzarelle della Land, queste di Lidl sono di Lidl, ancora costa Lidl, di Eurospin, sono più buone, perché volevo dire, sono più buone di quelle della Lidl, che a noi non piacciono tantissimo, soprattutto a Mattia, ve l'ho già detto centinaia di volte, io per le mozzarelle non vado matta. Queste le mangerò perché non ho comprato altri formaggi spalmabili, stracchini, non c'era granché, e poi comunque mozzarella ogni tanto la posso anche mangiare, però sono più buone queste rispetto a quelle di Lidl, così mi riferiscono. Poi ho comprato 2 confezioni di Wuster con il formaggio all'interno. Questi qui Mattia di Wuster ne mangia pochissimi, mi dice sempre che preferisce non mangiarne perché non è che siano proprio la salute fatta a cibo, così. Però insomma, già che avevo preso i crauti, anche lì sempre per un discorso di tempo, ogni tanto si può anche mangiare i Wuster, allora gliel'ho presi. La marca è Tobias, giusto, il pollo e tacchino con formaggio, tra l'altro lui vuole sempre solo pollo e tacchino, quindi tanto meglio. Siamo arrivati alla nostra bustona di surgelati, che anche qui ci riserva delle sorprese. Ero troppo contenta di andare a fare questi acquisti, perché già nel volantino che avevano fatto vedere nella pubblicità avevo visto i panciottini, i bastoncini di verdure, quindi sapevo che non sarei rimasta delusa dal banco freezer. E appunto ho preso della Tremolini 3 confezioni di panciottini, che diciamo sono i simil sofficini, che io vi posso straconsigliare se non li avete mai assaggiati. Ragazzi, sono buonissimi. Bocciatissimi quelli di MD, delle bontà di Beppe, o comunque quelli di Beppe, pessimi, veramente non riuscivo a capire. Li ho messi nel fornetto qualche giorno fa, che erano gli ultimi che c'erano rimasti, non riuscivo a capire quando erano cotti, li ho fatti cuocere più di quello che c'era scritto. Quando li abbiamo mangiati la pasta è rimasta molla e il ripieno assolutamente un gusto, mi dispiace dirlo ma è la verità, pessimo. Quindi questi tutta la vita, per 1 euro c'è una confezione, ovviamente ogni confezione ha 4 pezzi, ho preso quelli con mozzarella e prosciutto per Mattia, questi mozzarella e pomodoro per tutti e due, e quelli funghi e mozzarella per tutti e due, ma più per me perché lui non va tanto matto per i funghi e quindi questi di solito me li pappo io. Questi davvero garantito che siano buonissimi, secondo me sono prodotti un po' da qualche azienda che li fa anche originali, perché sono davvero troppo gustosi. Poi ho preso della Delizia dal Sole appunto 2 confezioni di bastoncini di verdure, sono 10 bastoncini, io questi di nuovo è uno di quegli alimenti che mi piacciono tantissimo, di solito ne faccio 5 e 5 perché poi mi ci mangio tutto il contorno di verdure, ne avrei presi di più, poi a prezzo pieno vengono 1,29 euro, sempre il discorso che il risparmio si ha su una spesa più grande, non è che se mi vanno non li compro per i 29 centesimi, però a 1 euro sono davvero, insomma, ben presi. Li avrei voluti appunto, ne avrei voluti comprare di più, ma sempre il solito discorso del mio mini freezer che è qua dentro, e quindi cercavo di mentalmente calcolare come incastrare le scatole, quanta roba avessi ancora in freezer, per fortuna era praticamente vuoto, e che cosa poteva starci e cosa no, quindi non mi sono sbilanciata. Non dimenticatevi che le offerte durano fino al 27, quindi da qua a 10 giorni questa roba l'avrò finita e mi andrò a riprendere i miei bastoncini. Poi ho preso
della varia gusto i Cesari, 8 bocconcini di formaggio. Questi, di nuovo, una di quelle cose che vi posso straconsigliare perché sono speciali, sono buonissimi, davvero buoni, buoni, buoni. Sono dei tondini, dei medaglioni con il formaggio tipo Edam all'interno, formaggio Edam, si scioglie, una delizia. Credo che per ognuna di quelli bisogna scalare l'Everest per bruciarla, ma non importa, io vado a fare il mio sport, ma mi mangio tutto quello che mi pare, quindi questi sono molto buoni. Poi ho preso i fish burger, di nuovo, di filetti di merluzzo della marca Atena, appunto ve lo dicevo prima, da mettere all'interno del pane d'hamburger. Mattia li ha adorati, sono un po' piccini, infatti a volte quando ha tanta fame li fa tutti e due, perché poi se si mangia insieme solo con i pomodori è chiaro che magari bisogna essere un po' più sostanziosi, poi non mangiamo quasi mai pane in accompagnamento, quindi... ecco, l'unica cosa è che non sono grandissimi, sono però molto buoni anche per i bambini, perché Matilde li mangia, cioè quando è venuta da me mia nipote se li ha mangiati, cosa che lei invece, gusti strani, soprattutto pesce e carne, già inizia a essere come me, non è che ne vada matta, invece questi le sono piaciuti e quindi in ogni caso li ho comprati, dubito che durino prima che arrivi lei a trovarmi, però li nasconderò, se no li andrò a riprendere. E poi l'ultima cosa, direi che poi abbiamo finito la nostra bustona, ho preso della Delizia dal Sole la cicoria porzionata, 600 grammi di cicoria. Allora, io questa era un po' di tempo che non l'acquistavo, poi l'ho presa circa un mese fa, sono ovviamente quelli già porzionati a cubetti, e l'ho fatta come contorno, ma l'idea di quando l'avevo comprata era di aggiungerla alle torte salate. Invece l'ho fatta come contorno perché non avevo altro, ho detto boh, vabbè, se non sarà tanto buona, poi la uso per fare altro. Mi è piaciuta un sacco, nonostante sia molto amara. Di solito io prendo la confezione di erbette campagnole, che ha all'interno anche la cicoria, perché comunque essendo appunto un po' amarognola, un po' particolare di gusto, non sapevo se mangiata così da sola fosse buona o meno. Me ne sono innamorata. Quindi l'ho ripresa, vale lo stesso discorso della scorta, perché io ne avrei comprate anche 2 o 3, ma non ci sarebbero state. Bene ragazzi, io direi che siamo arrivati, ma sto urlando, vero? Se ogni tanto urlo, abbiate pazienza, ma sono così io, devo sempre parlare e farmi sentire. Siamo arrivati alla fine della nostra spesa, ci sono seppellita, adesso metto tutto a posto. Come al solito spero che questo video vi sia piaciuto, che lo abbiate trovato interessante. Ci sentiamo giù sotto nei commenti come al solito, rispondo sempre a tutte, siete sempre super affettuose con me, vi ringrazio tanto. Ringrazio soprattutto chi non si perde mai nemmeno un video, che siano di mani, che siano di abiti, di svuota la spesa, di try on haul, veramente non se ne perdono, quelle sono le affezionatissime. Quindi veramente a voi soprattutto dico grazie, e poi grazie a tutte quante, perché stiamo crescendo qua sul canale, su Instagram, io mi sento sempre in buona compagnia, quindi è solo che un piacere girarvi questi video. Ci vediamo prossimamente, vi auguro un buon weekend, perché questo video sicuramente uscirà nel weekend, così ci teniamo compagnia con una mezz'ora di chiacchiere sia sabato che domenica. Vi mando un mega bacio, mettete like se il video vi è piaciuto, poi ci vediamo giù sotto nei commenti. Ciao ciao, al presto, a presto e al prossimo.